Stamattina l'iniziativa è appunto in concomitanza con la conferenza dei servizi che dovrà discutere una richiesta fatta da Acea ormai l'altro anno di poter bruciare altri rifiuti speciali oltre al Palper. In realtà questi rifiuti speciali in realtà non sono altro che la frazione secca residua di rifiuti urbani che, passando per impianti di trattamento, cessano la loro qualifica di rifiuto urbano e quindi vincolati al territorio regionale e diventano rifiuti speciali e quindi liberi di circolare diciamo fuori in tutto il territorio nazionale, ma non sono ancora i rifiuti dello Sblocca Italia. I rifiuti dello Sblocca Italia, lo sappiamo, no? Devono ancora essere, diciamo, tra virgolette, normati per bene. C'è il 9 di settembre, il passaggio cruciale della conferenza Stato-Regioni, in cui si cominceranno ad abbozzare quelle che saranno, diciamo, le linee del futuro. Quindi il presidio di stamattina è per comunque contrastare l'ennesima autorizzazione che Acea chiede di poter bruciare, questa volta sì, rifiuti urbani ma mascherati da rifiuti speciali. E ovviamente cominciare a rilanciare su quello che sarà la vertenza delle vertenze, cioè quello dello Sblocca Italia, che appunto, come sapete, rischia di far precipitare ovviamente su Terni 140.000 tonnellate di rifiuti urbani, perché la storia di un nuovo inceneritore in Umbria, insomma, è abbastanza poco come dire, realizzabile. Sfido qualunque comune dell'Umbria nel 2015 ad accollarsi un nuovo impianto di incenerimento sul proprio territorio, e quindi è chiaro che il governo indicherà quelli esistenti, i quali ovviamente, pur non essendo ancora all'interno della lista degli inceneritori dello Sblocca Italia, lo possono fare in virtù di una semplice richiesta autorizzativa a loro. E quindi da oggi si comincia a costruire l'opposizione anche allo Sblocca Italia. Ovviamente ci aspettiamo che il comune di Terni, dopo le dichiarazioni pubbliche di gennaio, venga stamattina con un parere negativo e che quindi venga per finalmente alla luce il fatto che a Terni non è pensabile dare nuove autorizzazioni, ma anzi bisogna cominciare a chiudere gli impianti di emissioni nocive in virtù del fatto che c'è una condizione ambientale che è oltre che critica e una condizione sanitaria che lo studio Sentieri indica comunque come estremamente preoccupante e su cui ovviamente ancora c'è da fare luce. Rispetto all'ultima ora della regione? La regione ci stupisce, perché in realtà questa riunione che dice di convocare è una riunione che in realtà dovrebbe essere già stata convocata decine di volte. Come dire, ci sono le agenzie, c'è l'ARPA, c'è l'ASL, ci sono i comuni con i sindaci massimi responsabili della salute pubblica, cioè, come dire, ci sono già gli strumenti per dire no a nuovi impianti, a nuove autorizzazioni. Quindi non capiamo questa riunione che vuole essere convocata. A nostro avviso sembra un po' una sorta di, come dire, di gettare un po' di acqua sul fuoco per tentare di smorzare quella che è appunto un po' l'iniziativa che sta nascendo e che sta nascendo forte nella città di Terni.